In questa clip vogliamo affrontare il tema dell'irredentismo, eh, che è un fenomeno che in realtà noi possiamo definire come un movimento di eh, opinione teso a eh, integrare e quindi a perfezionare l'unità nazionale italiana con un processo di liberazione di quelle terre che sono, dopo l'unità, ancora soggette al dominio straniero. Eh, terre non redente dunque dalla dominazione straniera. E l'irredentismo riguarda diverse aree geografiche, alcune che hanno trovato una soluzione. Eh, con la, se, con la, col termine della prima guerra mondiale, altri invece eh, che non hanno mai trovato soluzione e ora non esistono più movimenti irredentisti in questo senso. Ci riferiamo naturalmente a Trento e Trieste e va ricordato, non a caso che la prima guerra mondiale era considerata come una coda del risorgimento italiano e infatti in alcune lapidi ancora oggi nelle nostre città è celebrata come la quarta guerra di indipendenza, ma ci sono aree che non sono mai state redente sotto questa definizione. Pensiamo a Fiume, che è eh, teatro dell'impresa fiumana di D'Annunzio, ma eh, non eh, realizzata. Pensiamo a... A tutta la zona dell'Istria, pensiamo alla Dalmazia, pensiamo anche addirittura degli irredentismi eh, che hanno riguardato Nizza, che hanno riguardato la Savoia, che hanno riguardato la, eh, la Corsica. Eh, noi però ci concentriamo su Trento e Trieste, che al momento dell'Unità d'Italia, anzi ancora dopo, al momento in cui è stata redenta anche Roma, quindi al momento della breccia di Porta Pia e di Roma, capitale d'Italia, eh, sono ancora aree irredente. Trenta e Trieste sono aree geograficamente, geopoliticamente, eh, appartenenti all'impero austro-ungario. Il primo rappresentante dell'irredentismo italiano, all'epoca celebratissimo fu uh, Guglielmo, Guglielmo Oberdan. Guglielmo Oberdan era il uh, figlio illegittimo di una uh, domestica slovena che nasce uh, a uh, Trieste nel 1858. Il padre è, è, un, è un fornaio italiano. Valentino Falcer Lui non riconosciuto viene registrato all'anagrafe come Wilhelm Oberdank e in seguito lui, riconoscendosi italiano, italianizza il proprio nome e il proprio cognome in Guglielmo Oberdan. Eh, Guglielmo Oberdan comincia a frequentare, eh, diciamo, L'ambiente irredentista, che è un ambiente eh, sostanzialmente eh, legato al mondo, in quel momento, mazziniano prevalentemente, e decide nel, eh, eh, nel 1882. Eh, insieme a Donato Ragosa, un istriano, anche lui il redentista, di liberare Trieste e di farlo attraverso eh, un attentato dinamitardo che avrebbe dovuto avere come vittima eh, l'imperatore Francesco Giuseppe in visita a Trieste. Quindi costruisce due bombe bombe cosiddette all'orsini, eh, quelle che aveva utilizzato nei suoi celebri attentati Felice Orsini, quindi giunge nella, città, eh, di Ron nella cittadina di Ronchi. Ronchi è, è una cittadina che allora si chiamava Ronchi di Monfalcone, ma che, ma che oggi si chiama Ronchi dei Legionari perché da lì prenderanno le mosse. I legionari fiumani nell'ultima impresa irredentista terminata con un insuccesso per appunto liberare Fiume. Ma parliamo di quasi 40 anni dopo. Eh, in realtà eh, l'attentato eh, non ha successo non solo perché naturalmente eh, non muore Francesco Giuseppe, ma, eh, l'attentato non ha proprio luogo perché in realtà viene riconosciuto come un eh, clandestino, come un attentatore e quindi eh, viene portato davanti al tribunale militare di Trieste e viene condannato a morte. Viene condannato eh, per alto tradimento, per diserzione in tempo di pace, per resistenza all'arresto e soprattutto per avere eh, nelle sue intenzioni la volontà di attentare alla vita dell'imperatore. Ci furono appelli alla grazia eh, per Guglielmo Oberdan, nonostante fosse un dichiarato attentatore, perché si riconosceva in quella temperie europea eh, la valenza eh, dell'irredentismo e non solo di quell'italiano uno dei, 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 degli appelli più importanti fu quello eh, che eh, gli dedicò eh, Victor Hugo eh, non eh, servì a salvarlo e eh, la condanna venne confermata e eh, all'alba del 20 dicembre venne impiccato e quando il boia gli mise il cappio al collo eh, Oberdan esclamò, lo si legge dai rapporti ufficiali, viva l'Italia, viva Trieste Libero, Trieste Libera, fuori lo straniero. Dunque, Oberdan diventa non il primo irredentista, che ce n'erano stati anche altri, ma il primo martire dell'irredentismo e quindi in qualche modo diventa eh, simbolica. La sua, la sua presenza. Giosuè Carducci eh, pubblica sul resto del Carlino un'epigrafi in, in suo onore, che venne poi trascritta su una lapide, e in memoria 20 dicembre 1882, Guglielmo Oberdan morto santamente per l'Italia, terrore ammonimento. Rimprovero ai tiranni di fuori, ai vigliacchi di dentro. Giosuè Carducci, 20 dicembre 1907. In realtà eh, l'epigrafe la, la, la era stata pubblicata sul giornale nel 1886 e poi solo in seguito trascritta su lapide. Eh, a livello popolare diventa diventa eh, il riferimento degli irredentisti e viene composta a Trieste una canzone, un inno molto popolare eh, che si chiama eh, Inno a Oberdan e che eh, inizia coi versi Morte a Franz, il riferimento è a Franz Josef, l'imperatore, viva Oberdan. Ehm, Dietro eh, la figura di Oberdan eh, il movimento irredentista, che non si era mai sopito per la verità, prende vigore. Ma avrà il suo massimo eh, momento di realizzazione quando eh, scoppia la prima guerra mondiale. Appunto, una prima guerra mondiale che è intesa almeno dalla parte irredentista. Cioè, degli italiani di cultura e di lingua che però vivono sotto il dominio austro-ungarico, viene intesa come la quarta guerra di indipendenza. E allora qui bisogna ricordare alcuni personaggi, alcuni martiri dell'irredentismo durante la prima guerra mondiale. Eh, consideriamo la figura di, Nazza, di Nazario Sauro, che era nato a Capodistria, quindi era un istriano, eh, che. Eh, durante la Prima guerra mondiale decide di arruolarsi nella Regia Marina fino a coprire il grado di tenente di vascello. Durante una missione viene eh, catturato e eh, viene eh, condannato da un tribunale speciale per alto tradimento e il 10 agosto del 1916 eh, viene eh, giustiziato a Pola sempre nello stesso anno eh, troviamo la figura eh, di Damiano Chiesa. Damiano Chiesa era eh, di Rovereto, quindi era un eh, trentino e, eh, che allo scoppio della Prima Guerra Mondiale decide di arruolarsi nelle file dell'esercito italiano. Ancora una volta un volontario che si arruola per motivi di irredentismo, per motivi che ancora possiamo considerare in questo senso risorgimentali. Durante una missione viene catturato e viene eh, giustiziato a Trento il 19 maggio del 1916. Gli ultimi due vengono invece eh, giustiziati insieme, sono il famoso Cesare Battisti eh, che era nato a Trento nel 1875, eh, che era eh, un, un, un socialista eh, e attivo nell'irredentismo, eh, fu anche deputato eh, per Trento al Parlamento di, di Vienna, eh, dove si era battuto per ottenere l'autonomia almeno amministrativa del Trentino e la nascita di eh, una università italiana a Trieste, bene, nel momento in cui scoppia la Prima Guerra Mondiale, si arruola eh, e mh, si arruola negli Alpini e viene eh, catturato e viene catturato in particolare insieme a Fabio eh, Filzi, eh, anche, anche lui. Eh, nativo di un, di, un, di un paesino accanto a Rovereto, eh, or, o originario di un paesino accanto a Rovereto, ma istriano, eh, vengono catturati dunque Cesare Battisti e Fabio Filzi ed entrambi vengono giustiziati nel castello del Buon Consiglio a Trento il 12 luglio del 1916. La fine della, della prima guerra mondiale sancirà. La redenzione di queste terre rimarranno fuori Fiume, Pola, Listria e la Dalmazia, che, in alcune visioni era, eh, in quanto da secoli sotto il dominio veneziano, eh, era anch'essa terra irredenta, e sappiamo bene che l'ultimo atto di irredentismo Fu quello che si verificò con l'impresa fiumana, che terminò però con il cosiddetto Natale di sangue e che quindi non ebbe buon esito. Eh, voglio eh, però ricordare che eh, la famosa leggenda del piave, la canzone del piave, cioè quella che... Eh, conosciamo tutti eh, che, che, che inizia con i versi Il Piave, mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. Beh, noi non la, non la cantiamo, a parte che non la cantiamo più, ma non la cantiamo eh, certamente tutta, e, eh, però ci sono dei versi che vale la pena ricordare, indietreggiò il nemico fino a Trieste, fino a Trento e la vittoria sciolse le ali del vento. Fu sacro il patto antico, tra le schiere furono visti risorgere Oberdan, Sauro, Battisti. Ecco, questo può essere davvero considerato forse l'ultimo atto eroico del risorgimento italiano.